Per la pace perpetua, primo articolo definitivo per la pace perpetua. Lo stato di pace tra gli uomini che vivono gli uni a fianco degli altri non è uno stato naturale, status naturalis, il quale è piuttosto uno stato di guerra, ossia anche se non sempre sia uno scoppio delle ostilità, c'è però la loro costante minaccia. Esso deve dunque venire istituito. Poiché l'assenza di ostilità non rappresenta alcuna garanzia di pace e se questa garanzia non viene fornita a un vicino dall'altro, la qualcosa può avvenire solo in uno stato di legalità, il primo può trattare il secondo a cui abbia richiesto questa garanzia come un nemico. La Costituzione, fondata in primo luogo secondo i principi della libertà dei membri di una società in quanto uomini, in secondo luogo, secondo i principi della dipendenza di tutti da un'unica legislazione comune in quanto sudditi, in terzo luogo, secondo la legge della loro eguaglianza in quanto cittadini, l'unica Costituzione che deriva dall'idea di contratto originario su cui deve fondarsi ogni legislazione giuridica di popolo, è quella repubblicana. Questa Costituzione, dunque, per quanto riguarda il diritto, è in se stessa quella che sta originariamente alla base di ogni tipo di Costituzione civile. E ora l'unica cosa da chiedersi è se sia anche l'unica che possa portare alla pace perpetua. Ora, la Costituzione repubblicana, oltre alla limpidezza della sua origine, il suo essere scaturita dalla pura sorgente dell'idea di diritto, ha anche la prospettiva di quell'esito desiderato, la pace perpetua. E la ragione è la seguente. Se, come deve per forza accadere in questa Costituzione, per decidere se debba esserci o no la guerra viene richiesto il consenso dei cittadini, allora la cosa più naturale è che dovendo decidere di subire loro stessi tutte le calamità della guerra, il combattere di persona, il pagare di tasca propria i costi della guerra, il riparare con grande fatica le rovine che lascia dietro di sé, per colmo delle sciagure, ancora un'altra che rende amara la pace, il caricarsi di debiti che a causa delle prossime nuove guerre non si estingueranno mai, rifletteranno molto prima di iniziare un gioco così brutto. Al contrario, invece, in una Costituzione in cui il suddito non sia cittadino, quindi una Costituzione non repubblicana, decidere la guerra è la cosa sulla quale si riflette di meno al mondo, poiché il sovrano non è il concittadino, ma il proprietario dello Stato e la guerra non toccherà minimamente i suoi banchetti, le sue battute di caccia, i suoi castelli in campagna, le sue feste di corte e così via. E può allora dichiarare la guerra come una specie di gara di piacere per futili motivi e per rispetto delle forme, affidare con indifferenza al corpo diplomatico, sempre pronto a questa bisogna, il compito di giustificarla.